Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, stasera si è appena conclusa la partita Pisa-Perugia, disputatasi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, dove ha visto il Pisa vincere per 2-1 sul Perugia. Bene, che dire, il Pisa è sceso in campo con la testa giusta e la mentalità giusta, senza ombra di dubbio. Un Pisa propositivo, un Pisa in avanti, un Pisa che ha creato veramente tanto quando al decimo Mauro Taniszaka, ma viene annullato per fuorigioco. Effettivamente il fuorigioco c'era. Nello scorrere della partita, al ventesimo viene annullato anche un gol al Perugia, ma Di Carmine era partito in posizione sicuramente irregolare. Io, arrivato a questo punto, la partita ha preso una piega veramente assurda. Al 31esimo viene espulso Hermansson, ma diretto, su un fallo su Di Carmine. Il fallo su Di Carmine c'era, la trattenuta c'era, niente da dire, un'espulsione. Ma perché? Era diretto in porta? Non credo proprio. Era l'ultimo attaccante? Non credo proprio. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Un arbitro veramente assurdo. Assurdo. Da lì è iniziata veramente la peripezia del Pisa. Veramente, una cosa allucinante. Lì ci stava una munizione, sicuramente ci stava una munizione. Fallo e munizione, senza ombra di dubbio, a favore del Perugia, per carità di Dio. Ma non certo un'espulsione. Non è un fallo da espulsione. Ma neanche come se era cioè non era proprio da espulsione. La munizione forse, sì, ma da espulsione no, sicuramente no, perché ne abbiamo viste di peggio. L'ennesima peripezia arbitrale che questa federazione continua a tollerare. Una cosa veramente pazzesca, una cosa inverosimile, una cosa assurda, completamente, verosimilmente assurda. Io non ho più parole perché arrivato a questo punto non ho più parole. Ripeto, ci sarebbe stato il fallo sicuramente sì a favore del Perugia, anche una ammonizione sicuramente sì, ma non era sicuramente un fallo da espulsione diretta. Un arbitraggio assurdo. Facendo in questa maniera te condizioni la partita, condizioni in tutto e per tutto la partita. Va bene. Al 32esimo viene ammonito Luca D'Angelo, ma per forza, è normale. Cioè, lo stadio, per carità di Dio, a par di là degli amici di Perugia, la tifoseria si è comportata bene da una parte e un'altra, quindi non si sta, per l'amor di Dio, non si sta valutando neanche il fallo, perché il fallo c'era, fine dell'argomento. Una munizione sicuramente sì, perché per carità, ma non certo un'espulsione diretta. Sicuramente non un'espulsione diretta. Questa federazione dimostra ancora e ancora e ancora una volta la pochezza di questi arbitraggi. Bene, andiamo avanti. Va bene, il 36esimo viene ammonito. E poi abbiamo l'episodio del calcio di rigore. Episodio del calcio di rigore dove purtroppo Esteves colpisce la palla col braccio, rigore sicuramente giusto, c'era rigore, la Casasola segna. Ecco, quello che non mi è piaciuto è l'esultanza di Casasola, ma Casasola si sa com'è, no? È una testa matta, così, è una testa così che gli prende l'embolo, gli parte l'embolo. Va bene, niente più, ecco, insomma, alla fine può essere ammonito anche, perché per forza. Va bene. Andiamo avanti nello scorrere della partita. Il Pisa subisce ovviamente il colpo, ma è normale che subisce il colpo. Tutto lo stadio ce l'ha ovviamente con chi? Col signor arbitro designato dalla federazione. Federazione assurda, arbitraggi assurdi. E si continua con queste assurdità. Si continua con queste assurdità. C'è un VAR, vattela a rivedere. Se proprio, cioè voglio dire, correggi l'errore se proprio, no, non si fa niente, non c'è niente da fare, siamo veramente all'assurdo. Io non lo so, ma va bene, andiamo avanti con la disamina della partita. E niente, dopodiché il mister al 42esimo sostituisce, esce Moreo e entra Caracciolo. Io direi che è stata la svolta della partita, veramente la svolta della partita. Ha, diciamo così, dato più robustezza e sicurezza alla difesa
e quindi ha visto anche che il centrocampo si è mosso sicuramente meglio e gli Oz ha avuto più spazio di manovra. Sembra impossibile, ma è così. Io insomma ho avuto dei dubbi su questa mossa, ma il mister ha azzeccato sicuramente la mossa. È stata la mossa vincente. Bene, si va a recupero, 4 minuti di recupero, dopodiché si scende gli spogliatoi dove il Pisa si vede sotto di una rete. Io l'avevo vista male, ma non tanto perché il Pisa poi insomma alla fine si stava cominciando a riprendere dopo la sostituzione, ripeto, ma ora con Caracciolo, ma proprio perché le condizioni arbitrali non erano delle più rose, sicuramente non erano delle più rose. Vabbè, non importa. Rinizia la partita, quindi inizia il secondo tempo e quindi il Pisa segna la rete del pareggio, la segna la sigla Marutan, bravissimo Marutan, va a cercare il palo più lontano, gli Ozzi serve l'assist di testa, Marutan si gira e insacca 1-1. Il Pisa a questo punto è proiettato in avanti, ha dato veramente l'anima, un Pisa di cuore, un Pisa di carattere, un Pisa che tiene alla maglia, un Pisa che ha dimostrato che nonostante le condizioni avverse, arbitrali, nonostante ci si trovasse in inferiorità numerica, ha dato veramente prova di cuore e di tutto. Insomma, hanno lottato veramente, questi 10 hanno lottato veramente da leoni. Io veramente non ho mai visto una cosa del genere, ecco, perché poi alla fine i ragazzi hanno dato di tutto e di più. E niente, poi ci c'è stato anche un'altra bella occasione, ma purtroppo non è entrata. E quindi nello scorrere della partita il Perugia effettua delle sostituzioni e Pisa al 58esimo, su una bordata, io direi così, una bordata di Marin, il Pisa va in vantaggio. Cioè siamo veramente scoppiati, l'arena è veramente scoppiata proprio dalla gioia e dalla, insomma, dalla contentezza, perché vedere un Pisa così, arrembante, un Pisa che ha dato veramente l'anima in 10, io direi che meglio di così, ragazzi, non potevano andare. Bene Nicolas, bene Beruato, anche se in qualche occasione però bene Beruato, Barba, Esteves bene anche Esteves, poi subentrato Calabresi, bene Hermansson, nonostante il fallo, io ritengo che non, ripeto, il fallo c'era, però io credo che alla fine un'espulsione diretta non era da espulsione diretta, basta. Insomma, ecco, poi alla fine ho già detto tutto. Bene Nagy, Marin, bene Touré, stasera Touré in grande spolvero, alla fine si merita sicuramente un 7, io credo un 7 pieno, perché oggi è stato veramente bravo, padrone del centrocampo, bene, il centrocampo oggi ha lavorato bene. Marutan, 7, Marutan, ragazzi, non c'è niente da fare, Marutan è il motore, secondo me, della tre quarti del Pisa, non c'è niente da fare. Marutan alla grande, poi è subentrato Sibilli, bene anche Sibilli, ha dato quel brio in più, bene anche Sibilli. Gli Ozzi bene, anche se non ha, diciamo, segnato, ma ha procurato l'assist per il gol, insomma bene, si è mosso bene anche gli Ozzi. Moreo sì, diciamo di sì, ma la mossa vincente è stata quella di D'Angelo, quando siamo andati sotto, di togliere Moreo e inserire Caracciolo. Secondo me quella è stata la svolta che ha dato l'impulso alla squadra, ai ragazzi oggi in campo. Quindi D'Angelo, io direi un bel 7 oggi a D'Angelo, se lo merita tutto, perché insomma tutto, comunque i ragazzi in generale bene tutti, mi sono piaciuti tutti, a parte Beruato una stoccatina o due, però alla fine bravi tutti. Io che dire, speriamo di andare a Parma e di fare risultato,
perché secondo me questi ragazzi se lo meritano. Oggi hanno fatto vedere veramente attaccamento alla maglia, cuore, hanno dato veramente il massimo. Io credo che insomma una partita così in 10, vedere un Pisa in attacco, in avanti, bene in difesa, chiudersi bene in difesa, io credo che insomma forse un secondo tempo veramente bello da sotto ogni punto di vista per quanto riguarda il gioco del Pisa. Bene, uno sguardo a questo punto al tabellino, poi ci sono state due espulsioni perché poi al 76esimo l'arbitro ha espulso Jefferson su un fallo, su un brutto fallo che ha fatto al giocatore del Pisa. Bene, io che dire, i tiri totali sono stati 7 per il Pisa totali e 9 per il Perugia. Ovviamente nel primo tempo, poi quando dopo l'espulsione di Hermansson noi siamo andati in serie difficoltà, e quindi i tiri in porta sono stati 4 per noi e 2 per il Perugia. Alla fine 2 ne ha fatti il Perugia, insomma, in sostanza, perché poi sono stati i tiri totali, sono stati poi insomma, sono andati poi insomma un po' sulla luna, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda i falli, 17-14 il Perugia, le espulsioni 1-1, i fuorigiochi 2-2, calci d'angolo 6-3 il Perugia. Questo è quello che recita il tabellino. Per quanto riguarda ammonizioni, 4-4, ma la partita si è fatta cattiva da dopo l'espulsione di Hermansson. Ovviamente dopo non si è capito quasi più niente, insomma, per riportare la calma e vedere un po' di gioco siamo dovuti andare al secondo tempo. Quindi le partite, io dico sempre, no, durano 90 minuti alla fine, quindi bisogna giocarsela fino all'ultimo minuto, questo è chiaro. Bene, è stata una bella partita da parte del Pisa, ripeto, e quindi ragazzi, se scendono in campo con la mentalità giusta, la testa giusta, noi possiamo tranquillamente dire la nostra. Ragazzi, io per questa disamina la chiudo qua, quello che mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi rimando alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri lunedì, poi martedì andremo a Parma, io sarò a Parma ovviamente a vedere la partita. Bene, io ragazzi vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì!